social. E torniamo finalmente con i microfoni di Radio Roma Capitale, sempre Salvatore Supino per voi, per raccontarvi quelle che sono le storie, portare a voi quelle che sono le avventure, le vicende, le esperienze e le passioni dei nostri ospiti, sempre con i microfoni di Radio Roma Capitale. Allora diamo il benvenuto oggi a un altro ospite e a un'altra storia e professione con me oggi, la nostra Sara Tartaglia, Sara con l'H, mi raccomando, per introdurti. Io non vedo l'ora di conoscere insieme questa tua passione, allora benvenuta qui ai nostri microfoni, Sara. Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie a te per essere qui. Come stai innanzitutto? Ma sto bene, sì, sto benissimo. Sicura? Oh, ok, bene, questo è l'importante. Allora, bene, bene. E cominciamo subito. Sara, tu ti occupi nello specifico, guarda, ve lo leggo, è un nome un po' particolare, quindi ho bisogno ogni tanto di dare uno sguardo. Hook Loop Sara, dico bene, Hook, esatto, Loop Sara. Esatto, oh, di che cosa si tratta, per i di più che non dovessero riuscire a tradurre la parola okay. In sé? In teoria già la parola hook loop Sara, no? Hook vuol dire uncino, uncinetto, loop vuol dire asola, quindi io mi occupo di uncinetto, oh, crochet. Crochet, esatto. Ne parlavamo, dibattevamo prima su questo termine, crochet, che significa uncinetto in qualche uncinetto, lingua, sì. Non si sa bene. Non so se derivi dal francese, però, ma così. Diciamo, la parola sembra abbastanza francese, dai, quindi gliela diamo buona. E nel frattempo, come comincia questa tua passione? Quando hai cominciato a lavorare all'uncinetto, per l'appunto? In realtà ho cominciato, ho provato tantissimi anni fa quando ero bambina, okay. Mia mamma mi insegnò a fare proprio le cose base, il punto base, e nacque una passione grandissima. Io cominciai a fare una sciarpa, ancora mi ricordo era gialla, e facevo, la facevo e la disfacevo, la facevo e la disfacevo, il punto basso, semplice semplice, e mi ero appassionata. Dopodiché ho smesso. E ho smesso per tanti anni, fino a una decina d'anni fa, e mi è risbocciata la passione. Ok, è rinata un po'. Esatto, no, a galla. Ero a casa, avevo partorito da poco e ho... Ah, esatto, e ti è venuta questa chiamata, diciamo. Ho visto un servizio al telegiornale, ho detto, beh, è vero che mi piaceva tanto l'uncinetto, e ho riprovato, poi grazie ovviamente a tutti i social, no? Tutorial. Internet è facilissimo, è imparare. È una dispensa infinita, esatto. Internet. Se si sa come utilizzarlo è davvero utile. Esatto. È una passione che non è più finita da allora. Oh, bene, bene, sì, bene. Sì, sì. Oh, quindi e arriviamo ad oggi e all'uncinetto di oggi, a quello che è Hook Loop Sara. Nella fattispecie, di che cosa ti occupi? E quindi a che tipo di lavori, diciamo, ti sottoponi? Mi sembra un po' esagerato come, però è okay. Un po' un sottoporsi quando si parla di uncinetto, perché sei lì mente e corpo per creare qualcosa, sì, quindi sì, sì. Allora, io faccio l'uncinetto, faccio un po' di tutto, ma sono specializzata in uncinetto tunisino. Oh, che cos'è? L'uncinetto tunisino è si usano tanto degli strumenti diversi, a volte si può usare anche l'uncinetto classico, però una tecnica è leggermente diversa da quella dell'uncinetto classico, qualcosa a metà strada tra la maglia, i ferri e l'uncinetto. Okay. Si usa un solo uncinetto, quindi invece nella maglia si usano due ferri di solito. E, è una tecnica particolare, diversa, è meno conosciuta sia dei ferri che dell'uncinetto classico, e però per me, insomma, sei in grado di creare delle cose molto molto belle con questa tecnica. Ad esempio. Allora, io ho fatto veramente di tutto all'uncinetto, perché sta passione era grande e ho fatto di tutto. Non si può dire che sia specializzata in qualcosa in particolare, se non... allora, io faccio dei copri bracciolo all'uncinetto, che sono stati molto popolari. Beh, sicuramente hai trovato qualcosa di nuovo, ma guarda, secondo infatti, me. Che poi anche lì è nato da una necessità, perché io ho dei gatti, e come tutti i gattari sanno, è un il po' divano pericolosa. O la poltrona è messa a dura prova, perché questi si fanno...
le unghie distruggendo sui braccioli. Esatto. Oh, nel frattempo io ragazzi ho cercato su Facebook, quello che è il Facebook per l'appunto della nostra Sara, per vedere un po' delle sue produzioni. Abbiamo infatti, stavo vedendo un po' di scaldacolli, maglie, addirittura cappelli. Sì, l'ho trovato molto figo, cioè devo dire, andatevi a guardare raga, ne vale la pena. Poi bei colori, belle sfumature, molto 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 azzeccate, mi verrebbe da utilizzare il termine. Molto carini. Belli, belli. Ok, bene, no, era una mia curiosità, era una mia curiosità, volevo vederli un po' dal vivo. Ah, vedi, anche maglie complete. Bene. Allora, torniamo a noi, quindi abbiamo capito un po' che cos'è un Club Sara e però appunto tu mi dicevi, hai imparato quindi un po' presto, l'hai ripreso con il tempo. Ti separeresti adesso da questa cosa? Come? Ti separeresti in questo momento da questa tua attività? No, e sono molto contenta di questo, perché io sono una persona che col tempo tende a stancarsi di un'attività, e invece questa passione non mi passa. Oh. La consiglio a tutti, anche perché comunque si parla di uncinetto, comunque di maglia, che abbiano un valore terapeutico, ed è la verità. Anche solo la ripetitività del gesto, dei punti, è uno sfogarsi comunque. È assolutamente rilassante anche. Certo. Però, chiaro, se hai, non so, 6 ordini in fila da fare, è chiaro che magari hai un po' di stress per le tempistiche. Però rimane sempre un'attività per me da sogno. Quindi possiamo contattarti per magari farci inviare qualcosa? Tramite social, ad esempio? Certo, certo. Io poi, vabbè, vendo su piattaforme tipo Etsy. Ok. Etsy è una piattaforma internazionale. E un'altra cosa che non ho detto, io vendo molti schemi. Ok. Per realizzare i miei capi. Ok, credo di aver capito, però per chi non dovesse sapere che cosa sono gli schemi. Allora, è una cosa, sono scritti con delle immagini, con delle foto, sono dei tutorial. Chiaro. Per realizzare il prodotto che vedi fotografato. Oh, quindi sono i tuoi schemi però comunque sia. Certo, assolutamente personali, perché anche lì ovviamente c'è un discorso di copyright. Bene, bene, bene. Ah beh, chiaramente, giustamente. E questo mi dà grande soddisfazione, perché soprattutto all'estero è una cosa che va molto. In Italia un po' meno. Noi siamo molto bravi a farcela da soli, no? Certo. Da una foto così. Però insomma è un'abitudine che c'è molto all'estero, di acquistare questi tutorial scritti. Chiaro. Per realizzare varie cose. Noi siamo abituati un po' a farcela da sole. Però se mia nonna avesse avuto quegli schemi, forse le calze che mi faceva non mi arrivavano alla coscia. Quindi, sì, immagino. Però davvero molto interessante. Io tra poco vi lascio tutti quelli che sono i contatti della nostra Sara, se volete per l'appunto magari contattarla. Possono farlo, no? Tranquillamente. Ah certo, volentieri. Avranno risposte da te oppure subito? Se... Oh bene. È bene. Molto importante. Bene, bene. C'è un confronto, quindi tranquilli. Certo. Fai anche qualcosa su richiesta? Sempre. Sempre. O quasi. Cioè è più facile che mi chiedano cose su richiesta che magari vedano qualcosa che è realizzato e... Sì, anche quello c'è ovviamente. Però chiaro, su richiesta chiaro. Lavoro molto, sì. Va bene. È stato un piacere fare questa chiacchierata insieme, anche Sara, per me. Davvero, lo dico sul serio. Lascio a questo punto tutti quelli che sono i tuoi contatti, se sei d'accordo. Certo. Oh, e allora li trovate anche qui sotto, per chi può guardarli, per chi vuole invece ascoltarli ci penso io. Trovate la nostra Sara Tartaglia al sito web www.hookloopsara.com, il Instagram hookloopsara, scritto, diciamolo, va così, non ci sono fraintendimenti, H-O-O-K, L-O-O-P-S-A-R-A-H, per appunto invece la mail sara@hookloopsara.site, Facebook hookloop, trattino crochet, scritto C-H-E-T, Creations, e YouTube Hookloop Sara Crochet. Li abbiamo detti tutti a questo punto, direi. Sara, oh, siamo stati chiari? Direi abbastanza, dai. Molto ci siamo... chiari, dai. Bene, bene, mi raccomando, non vi sbagliate, andate a cercare la nostra Sara, andate a guardare un po' delle sue creazioni. Io ti saluto, Sara, è stato un piacere fare questa chiacchierata insieme. Grazie, ti aspetto presso i nostri microfoni, torna a trovarci. Certamente. Oh, e nel frattempo un saluto anche a tutti voi che ci avete seguito per questa chiacchierata. Noi torniamo presto con i microfoni Radio Roma Capitale con nuove storie. Ciao a tutti. Ciao. Live Social.